fortemente interessato ai fenomeni criminali, qual è il primo messaggio, la prima priorità da sottoporre al governo sulla sicurezza di questo territorio e della città? Ma il Presidente, devo dire, ha avuto stamattina belle parole anche per questo territorio, per la capacità di riscatto. Oggi pomeriggio è una giornata importante perché ascolterà dalla voce di tanti protagonisti come si riesce a resistere a Napoli senza cedere alla rassegnazione pur tra mille problemi e sofferenze. Già pubblicamente ho chiesto al Presidente di porre fine ai vincoli normativi e finanziari sugli enti locali e porre fine alla discriminazione territoriale. Noi non vogliamo assistenzialismo, a noi non interessa, quelle sono altre misure per altri, a noi interessa attenzione per quello che fa Napoli, no discriminazioni, valorizzazione di tutto ciò che si sta realizzando e ovviamente impegno per la parte che riguarda poi lo Stato, a cominciare dal controllo del territorio attraverso il rafforzamento delle forze di polizia.